Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video vi parlerò di alcune notizie, informazioni e novità riguardo Red Dead Redemption 2. La Rockstar non ha confermato la data di uscita di Red Dead Redemption 2, ma potrebbe essere confermata all'E3, che sarebbe una fiera di videogiochi che si tiene ogni anno verso giugno, e la Rockstar mantiene silenziosa questa cosa, ma potrebbe appunto essere proprio un'idea che fa contenti tutti i fan di questo gioco. La Rockstar potrebbe ufficialmente confermare la data di uscita di Red Dead Redemption 2 alle 3, che si terrà a giugno 2016. Quindi ragazzi, praticamente io penso che questo gioco sia rilasciato proprio quest'anno, verso fine anno, o ottobre o novembre o dicembre 2016. Penso di più a ottobre, perché si parla di più ad ottobre. Comunque, se ragazzi, se non ha confermato nulla la Rockstar, potrebbe anche rilasciarlo verso l'anno 2017. L'unica cosa sicura che abbiamo appunto di confermato dalla Rockstar nel Red Dead Redemption 2 è che ci sono sempre queste zone della mappa, ovvero Utah, Arizona, Nuovo Messico, Texas, Louisiana, Montagne Rocciose, Dakota e naturalmente il Messico. Quindi ragazzi, la mappa la vedremo solo aumentare, quindi espandere sempre di più, oppure ragazzi rimanere così com'è, ma non togliere pezzi di mappa, perché sarebbe una cosa stupida. Quindi meno male che la Rockstar appunto ha escluso l'idea di creare la mappa nel Giappone, però voleva espandersi di più, quindi allungare il territorio, sempre lasciando le stesse zone che ci sono state nel primo, ma allungandole magari New York. Però ragazzi, New York è troppo grande, secondo me la Rockstar non potrà rilasciare New York come regione o comunque sia come città, perché sarebbe grandissima come mappa e secondo me veramente succede un casino. Quindi secondo me New York non sarà rilasciato come c'è scritto qua appunto nella fonte. Però ragazzi, secondo me si basa di più sull'Oriente, quindi la Rockstar secondo me si vuole spostare sull'Oriente, che sarebbe comunque nell'est dell'America. E quindi ragazzi, diciamo che lasciando tutta la zona del primo e spostandosi anche sull'Oriente, lasciando sempre il Messico anche, secondo me sarebbe un'ottima idea riguardo l'America, perché comunque questo gioco si basa di più sull'America e sul Messico, e quindi penso proprio che New York sarà ben difficile che la Rockstar lo inserisca come mappa, perché comunque sia New York è grande come tutta la mappa del primo Red Dead Redemption, se non di più. E quindi ragazzi, New York poi la vedo come città più che altro da GTA, ecco, cioè non da Red Dead Redemption, perché Red Dead Redemption diciamo è un gioco più o meno, capito? Cioè intendo dire che è un gioco non basato a New York, perché New York è una mappa grande. E secondo me New York sarebbe la mappa giusta per GTA, che sarebbe comunque sia grandissima per poter viaggiare con metropolitane, pullman, auto o comunque sia altri veicoli, in quanto a Red Dead Redemption questi veicoli, ovvero le auto e elicotteri, non si possono utilizzare, ma solamente le carovane o comunque sia le carrozze con i cavalli. Quindi ragazzi, queste erano le ultime novità e informazioni riguardo questo gioco, la data di uscita di Red Dead Redemption 2, al momento non confermato dalla Rockstar. Si attenderà appunto una notizia che riguarda questa data di uscita di questo gioco verso giugno 2016, comunque sia. Se ci sono altre informazioni me le porterò sempre sul canale riguardo questo gioco. Quindi ragazzi, questo gioco, ragazzi, quando uscirà sarà rilasciato solamente per le console next gen, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC. Su old gen, ragazzi, invece no. Quindi io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Comunque sia, tutto ciò che ho detto, tutto ciò che ho letto appunto della fonte, troverete il link in descrizione per approfondirvi di più. Scritto in inglese, se volete potete tradurlo col traduttore. Se volete entrate nella mia crew d'Orco Verde, troverete il link in descrizione per aggiungermi. Inoltre, se volete aggiungermi i miei online PS4 e Orco Verde, sempre scritto in descrizione. E da Orco Verde tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!